successo? C'è stata un'esplosione, la casa sta andando a fuoco, l'allarme sta suonando, ma Giorgia sta ancora dormendo. Sapete perché? Perché Giorgia è completamente sorda. Ora, si possono verificare diversi scenari. Giorgia potrebbe svegliarsi in tempo, potrebbe rimanere ferita, intrappolata o peggio ancora Giorgia probabilmente morirà. Ogni giorno più di 700 milioni di persone sorde nel mondo corrono questo rischio. I miei genitori sono entrambi sordi. Perciò, partendo dall'esperienza personale, abbiamo creato un sistema estremamente versatile e in grado di rilevare tutti i suoni che si verificano all'interno della casa. Tutto questo grazie ad una speciale placchetta, grande poco più di una moneta, che si è attaccata su qualsiasi fonte sonora, dal campanello agli allarmi, è in grado di avvisare l'utente non appena il suono si verifica, direttamente sul suo smartphone, tablet o bracciale, facendolo vibrare, illuminare e indicando la fonte sonora rilevata. Con Intendimi qualsiasi suono può essere rilevato, il sistema è operativo 24 ore su 24 ed è trasportabile ovunque. Inoltre il prezzo sarà accessibile perché abbiamo tenuto conto della capacità di spendita del nostro target di riferimento. Se siete curiosi e volete saperne di più, noi vi aspettiamo nel padiglione 1, allo stand E1, dove ci sono le start-up QCAP. Io vi ringrazio per l'attenzione, il mio nome è Alessandra, CEO e co-founder di Intendimi e vi auguro una buona giornata. Grazie. Ecco, è interessante questo sistema perché voi l'avete applicato, diciamo, a persone partite da questo target, persone non studenti, anziani, chiunque abbia problemi. Però di in realtà il target è molto più ampio perché in effetti se anche persone che usano normalmente gli apparecchi acustici oppure anziani potrebbero utilizzare questo sistema. Esatto. Che è basato anche su un braccialetto che viene... Sì, esatto. E lo smartphone se sto dormendo? No, sempre il braccialetto, sempre con noi anche sotto la doccia. Ecco, e questo sistema è già maturo, cioè non è... Questo sistema è un prototipo che verrà finito a dicembre e entro luglio dell'anno prossimo prevediamo di essere sul mercato. Benissimo, grazie.